Ciao a tutti. Oggi voglio spiegare un concetto abbastanza semplice che tuttavia a qualcuno sfugge. Siamo in una situazione di emergenza virale molto grave. I continui appelli che le istituzioni, i medici, persino io facciamo a restare a casa non sono un eccesso di prudenza o una strategia suicida, anzi, l'autoisolamento è dimostrato, è l'unico strumento che sta funzionando per il contenimento dell'infezione. Mi rivolgo a chi ancora non ha capito quali siano gli effettivi rischi che comporta il contagio da coronavirus. Un gruppo abbastanza esteso di persone con un'età variabile. Diciamo, mi rivolgo a quelli dai 15 ai 45 anni. Persone che continuano a uscire di casa per motivi non indispensabili, a costituire assembramenti, a non rispettare la regola del metro di distanza, a non lavarsi spesso con cura le mani. Quando gli si ricorda del virus, fanno spallucce e citano le statistiche, che vedono i morti quasi tutti ultra-ottantenni o con patologie pregresse. I vecchi e i malati. Il ragionamento è: io non sono né vecchio né malato, quindi pure se lo prendo, ma che sarà mai? Il paziente 1 è un 38enne di Codogno, sportivo, maratoneta, che gioca a calcetto. Lui sono più di 2 settimane che è intubato e ancora non è fuori pericolo. 38 anni. Il virus sta uccidendo sempre più persone. In 24 ore siamo passati da 233 morti a 366 morti. Più del 50% in un solo giorno. Io abito a Cremona e qui, come nel resto della Lombardia e non solo, la situazione ospedaliera è drammatica. Non ci sono abbastanza posti in rianimazione per accogliere tutti i malati con crisi respiratorie, oltre a tutti gli altri che ne avrebbero bisogno, persone con ictus, in coma, eccetera. Essendo i posti in rianimazione finiti, la SIARTI, la Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, ha diffuso un documento per dare indicazioni su come agire in tempi di estrema emergenza. La società suggerisce di privilegiare la maggior speranza di vita per i trattamenti intensivi quando le risorse vengono meno. Questo, in parole povere, significa sacrificare la vita di qualcuno in favore di qualcun altro e il calcolo che si fa normalmente privilegia il giovane sul vecchio. Per spiegarvi bene, ho invitato qualche amico che non corre il rischio di contagiarmi. Lui? Siete voi, fingiamo trentenne. Alla sera uscite, perché mica si può stare davvero in casa, minchia zio, ma sei fuori? Aperitivo, birra, canna, assaggio sto cocktail, altra canna, boh. Vi prendete il coronavirus, perché in quel casino qualcuno infetto vi contagia. Ottimo, ma che ve frega, siete giovani e forti, che sarà mai? Tornate a casa e trovate nonno, caro nonno, che non esce mai, che ha 80 anni. Poro nonno, lo infettate. Dopo qualche giorno viene la febbre a entrambi. Respirate male, porca miseria, tocca ricoverarvi. Ma state tranquilli. Quello che ha maggior speranza di vita siete voi e quindi, dovendo scegliere chi intubare, i medici sceglieranno voi e sacrificheranno poro nonno che, pur sedato, morirà soffocato. Sia ben chiaro, magari non è nonno, magari è papà, eh? Oppure mamma, a 60 anni, sono ugualmente sacrificabili per salvare la vostra preziosa vita. Però proviamo a immaginare un'altra situazione in cui voi, spavaldi trasgressori delle regole, vi siete beccati il virus e iniziate a boccheggiare e contemporaneamente arriva lui, 17enne, che è uno dei finora rari casi di adolescenti col coronavirus. Anzi, no, è uno che ha fatto un incidente in moto e deve essere ricoverato in terapia intensiva. Ecco, questo è il caso in cui sarete voi ad essere sacrificati perché più vecchi e quindi spendibili. Sarete voi che morirete soffocati. Se per caso siete voi quelli che hanno 17 anni, ma il discorso non è che cambia, eh. Basta una ragazzina di 6 anni che è caduta e si è aperta la testa a farvi mettere in un lettino con un bel ago nel braccio che vi tiene addormentati, mentre lentamente il muco vi riempie i polmoni finché smettete di respirare e il cuore si ferma. Quindi, per evitare questa brutta storia, ragazzi, restate a casa e vedrete che tutti, ma proprio tutti quanti, ve ne saremo molto grati. Pure no. Grazie.